Eccoci, buongiorno a tutti, benvenuti a questa live, questa nuova live. Oggi di cosa parliamo, cosa proviamo a fare? Come avete visto dal titolo, oggi prendiamo le Azure Static Web App e banalmente proviamo a tirare in piedi qualcosa con questo servizio di Azure che è attualmente in preview. In realtà faremo un path di learning di Microsoft. Lo prendo in mano anch'io per la prima volta, quindi sarà un bel esperimento. E direi che, come al solito, bando alle ciance e possiamo partire. Partiamo vedendo che cosa sono le Azure Static Web App. Le Azure Static Web App sono un servizio di Azure che in modo automatico build e deploya applicazioni full stack su Azure da una repository di codice che può essere GitHub o Azure DevOps. Ok. Partiamo con un percorso di Microsoft Learn che ci permetterà e ci introdurrà a questo nuovo servizio. Lo prendo in mano anch'io per la prima volta, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Perfetto. Allora, per chi è interessato, il path che seguiremo oggi è a questo indirizzo che vi copio in chat. È un path di un paio d'ore. Prerequisiti che ci chiede sono Node.js, GitHub e Visual Studio Code, e direi che li abbiamo tutti. GitHub e Visual Studio Code ci sono, mentre Node lo verifichiamo subito nel terminale, Node -version, ed è l'ultima versione LTS. Ok, vediamo subito. Direi che possiamo partire. Partiamo con il nostro path. Ok, start. Scegliamo un framework JavaScript di riferimento. Io proverei, nonostante lo conosca poco, con React e vediamo cosa... Vediamo. React. Ok, qual è lo scenario che ci dice? Your company is launching a shopping list web app. Through the site, customer can add, edit, view and remove items such as food and household needs from their list. Ok, fondamentalmente lo scenario è quello di un'applicazione che fa da lista della spesa. Ok, il sito e le API hanno bisogno di essere secure, quindi sicure, per garantire la privacy dei propri customer. I tuoi utenti saranno distribuiti all over the world, quindi in tutto il mondo, e tu vuoi che ognuno abbia delle grandi performance. Preferiresti una soluzione che tolga la gestione e il lavoro sulla parte di infrastruttura, inclusa la parte di build e di pubblicazione della mia soluzione. Ok, quindi in modo da poterci concentrare su quelle che sono le feature della user experience. Possiamo deployare i nostri web asset da un cloud storage, creare e segnare i nostri certificati SSL, creare le nostre API su un server cloud, reverse proxy e settare un processo di CI/CD. Ok, cosa sono le Static Web App? Abbiamo detto prima, Azure Static Web App, lui ci dice che risolvono i problemi che abbiamo descritto sopra. Perché? Perché mentre stiamo concentrati sullo sviluppo della nostra app, questo servizio di Azure Static Web App, che attualmente è in preview, automaticamente sa buildare e sa ostare l'applicazione della nostra applicazione da una repository GitHub e dalle nuove versioni anche da Azure DevOps in realtà. Quindi Static Web App are commonly built using libraries and frameworks like React, Angular, Svelte, Vue. Ok, quindi possiamo utilizzare un framework JavaScript a nostra scelta tra questi, quindi Angular, React, Svelte o Vue. Noi abbiamo scelto React prima, così per provare qualcosa di nuovo. E queste app includono HTML, CSS, JavaScript e immagini, asset statici. Ok, this file serves on a single server non can sign any required API endpoint. Con Azure Static Web App gli static asset, quindi gli asset statici, sono separati da un web server tradizionale e sono invece serviti da punti diversi distribuiti globalmente. La distribuzione make serving files much faster and as files physically closer to the user. Ok, quindi in pratica ci dice che la distribuzione di questi file risulta più veloce perché questi file sono fisicamente più vicini all'utente essendo globalmente distribuiti. Possiamo in modo opzionale avere degli endpoint API per la nostra logica di business lato backend e sono stati utilizzando un'architettura serverless, ok, che ci permette esatto di concentrarci quindi sulla parte di sviluppo e non pensare alla parte infrastrutturale della nostra applicazione. Questo è il modello che ci dice, quindi banalmente vedendo questo modello mi verrebbe da dire ok, io faccio una push o una PR su un repository GitHub o come vi dicevo prima dall'ultima news che ho letto da poco c'è il supporto Azure DevOps, ci sarà una GitHub Action, quindi in modo automatico con una pipeline di continuous integration e continuous delivery lo pubblicherà su Azure e sarà quindi disponibile all'utente utilizzatore. Qua ci dice che effettivamente Static Web App è in preview e ci dice anche when you create an Azure Static Web Apps resource, Azure set up a GitHub Action workflow in the app source code repository. Ok, quindi esattamente come dicevamo prima, nel momento in cui io vado a creare una Static Web App, Azure mi va a creare una GitHub Action nel repository del mio codice. Questo flusso di lavoro, questo workflow monitora, tiene d'occhio un branch che scegliamo noi e tutte le volte che io vado a pushare un commit o creiamo una PR, una pull request in questo branch che è tenuto sotto controllo, che è vocato dalle Static Web App, questa action inizia a lavorare, build e deploy l'applicazione su Azure. Ok, Azure Host and Server and Service Your Web App, Azure Function, Power Backend. Ok, come dicevamo prima, abbiamo le backend API functionality basate su Azure Function, quindi con paradigma serverless. Azure Static Web App is ideal for serving purely static content. Ok, qua ci dice che l'ideale per utilizzare questo tipo di servizio è avere un contenuto statico, ma ha anche un supporto, un grosso supporto per applicazioni che hanno un API, che consumano delle API, e quindi possiamo avere il nostro Static Web App con o senza un API, e in questo modulo faremo il deploy di un'app utilizzando un framework web di nostra scelta. Come dicevo prima, in cima io ho scelto React, che non conosco, ma proviamolo. Key feature. Allora, come abbiamo visto prima nella documentazione di Microsoft, è globally distributed, ok, quindi è distribuito globalmente, ha un supporto integrato all'API con Azure Function, ha un'integrazione con GitHub, offre certificati gratis SSL, e unique preview for previewing pull request. Questa parte in realtà non ho capito, ma andiamo avanti e cerchiamo di capire cosa intende. Ok, in this tutorial you create, modify and deploy a web app to Azure Static Web App. Fantastico. Ok, includes the starter code, includes that you use. Ok, ok, allora direi che creiamo un'applicazione React. Ok, ok, get started. Ok, qua si dice cosa faremo e andiamo avanti. Ok, iniziamo. Cosa ci dice? Azure Static Web App publishes website to a production environment by building apps from a GitHub repository. E questo l'abbiamo capito. D'accordo. Creiamo un repository. Lui ci dice di navigare su questo template di GitHub. Vediamo. Ok. Ah, ok, praticamente ci fa creare una repository GitHub partendo da questo template. Ok, repository template, quindi questo codice sarà disponibile su GitHub logicamente. Azure Static Web App test, facciamo React test, va bene, descrizione opzionale, va bene, creiamo un repository, fantastico, benissimo, lui ci sta generando, come potete vedere, il repository. Ok, fantastico, cosa ha fatto? Ci ha creato un repository con dentro delle applicazioni, un'applicazione Angular, esatto, un'applicazione React che è quella che poi interesserà a noi, fantastico. Ok, fantastico, perfetto. Allora, abbiamo la nostra repository, va bene, noi l'abbiamo chiamata in modo diverso, però va bene così, d'accordo. Adesso abbiamo creato la repository nel nostro account GitHub. Io vi copio intanto in chat il link al repository GitHub e andiamo avanti. Ciao Cap, tutto bene? Sto provando un po' di Azure Static Web App con React, attenzione, paura. Allora, abbiamo creato il nostro repo su GitHub, lui ci dice cloniamo il repository e va benissimo, quindi copiamo il link, ci apriamo un bellissimo terminale, facciamo un bel git clone benissimo. Ok, abbiamo clonato il nostro repository e quindi facciamo cd Azure Static Web App React Test, benissimo, ls cd React App. Già il fatto che mi abbia creato, comunque nonostante gli abbia detto di scegliere React, che mi crei tutto quanto, bah, probabilmente avrei scelto template, avrei fatto template diversi uno per applicazione, però va bene uguale. Entriamo qua dentro, siamo alla nostra React App, apriamo Visual Studio Code e vediamo che cosa succede. Ok, abbiamo l'applicazione React, fantastico, fantastico. Torniamo sul nostro path di Microsoft e vediamo cosa ci dice. Ok, facciamo un npm install, benissimo, quindi npm install, quindi installiamo tutte le dipendenze della nostra applicazione React. Lui ci mette un po', proviamo. Intanto installa tutte le sue dipendenze, eccetera eccetera eccetera. Noi intanto vediamo cosa ci dice. No, npm sono sicuro di averlo installato, infatti sta andando, e poi ci dice di fare run della nostra applicazione front-end, del nostro client, della nostra applicazione client, va bene. Quindi aspettiamo che npm ci finisca di installare la nostra applicazione. Allora, praticamente da come viene dipinto, da come la dipinge Microsoft, è un servizio di Azure che per il momento è in preview, che ti permette di caricare, di hostare su Azure in modo globally distributed, quindi distribuito globalmente, applicazioni statiche con un framework web a tua scelta. Loro hanno tutorial su Angular, Svelte, Vue, React, potenzialmente anche in Blazor. Ho visto che su questo path c'è un modulo Ho visto che si parla anche di Gatsby, di Hugo, quindi un'applicazione statica e ti permette in modo opzionale di avere anche un backend, delle API che vanno, funzionano con Azure Function, quindi con un approccio serverless. Ma adesso sto seguendo il path di Microsoft che state vedendo prima, che sono un paio d'ore di path, e proviamo, ci sono un po' di moduli e voglio proprio provare, sono proprio curioso, è una cosa nuova anche per me. Ok, lui intanto ha finito, facciamo un bel clear e facciamo un npm start, giusto? Mi dice npm start, va bene, di qua via. Sì, è proprio la prima volta anche per me, mi interessava, ho detto proviamolo a farlo in live e vediamo cosa salta fuori, che guai combino. E boh, mi ispirava, in realtà ho visto un paio di talk che ne parlavano, sembra carino, ho detto proviamolo e proviamo. Siamo qua, siamo... Ok, abbiamo la nostra applicazione React, un My Shopping List, fantastico. Ho un elenco di prodotti, bene, e fondamentalmente non ci posso fare nient'altro. È un about, va bene, va bene, va bene, va bene, perfetto. Benissimo. Ok, ci di fare browser la nostra app. Bene, possiamo chiuderla e fare un CTRL C nel terminale. Ok, intanto qua possiamo rimpicciolire il terminal. Ok, sono riuscito a far funzionare il bot, fantastico. Ok, adesso lui ci dice abbiamo un'applicazione che gira in locale. Adesso andiamo a pubblicarla sulle Azure Static Web App, quindi prossima unità ci dice plan Azure Static Web App, quindi dovremo imbastire, fare plan, definire le nostre Static Web App su Azure. Ok, allora lui ci dice your ultimate goal is to host your app in Azure. Ok, quindi l'obiettivo finale è quello di hostare questa app che abbiamo creato, questa bellissima app, questa bellissima shopping list su Azure. Ok, Azure Static Web App takes care of provisioning all the necessary Azure resources for you. Ok, quindi banalmente Azure Static Web App si occupa di fare il provisioning di tutte le risorse di cui abbiamo bisogno. Comunque, however, before your app can be hosted, you need something to build your app as you make changes. Those could be. Pagina statica è una single page application, una pagina HTML, un'applicazione React, e da lì puoi fare un backend con delle API che ti rispondono con JSON, banalmente. Pagina statica intesa come, come single page application, cioè non è una... Il tuo front-end non è una tecnologia che non usa una tecnologia che ha bisogno di un rendering server-side come può essere .NET Core, come può essere PHP, come può essere qualsiasi cosa. Non ha bisogno di un linguaggio server-side, ma il tuo front-end è statico, quindi utilizzi JavaScript con React, Angular, quello che vuoi, e puoi però interfacciarti con delle API che sono gestite tramite le Azure Function. Ok, lui ci dice che queste modifiche possono essere gestite da una commit o da una PR nel repository, quindi ci farà gestire le commit dalla nostra repository e ce le farà pubblicare su Azure tramite una pipeline di continuous integration e continuous delivery, quindi sicuramente, esatto, a key feature of Azure Static Web Apps is that is set up a GitHub Action workflow, quindi lui va a creare una GitHub Action nel nostro repository che ad ogni push, ad ogni PR ci fa la pubblicazione su Azure della nostra applicazione. Ok, quindi sì, è vero, è molto figa sta cosa. Tra l'altro adesso questo servizio è in preview, questo modulo quanto vedo parla solo di GitHub, però io ho letto che da poco tempo in realtà c'è anche l'integrazione con Azure DevOps, Quindi anche tutte le repository che uno può avere su Azure DevOps possono interfacciarsi con questo nuovo servizio. Infatti è proprio carino. Vediamo, dai, vediamo cosa riusciamo a fare, vediamo cosa riusciamo a rompere, dai. Allora, Azure Static Web Apps. There are two automated aspects to deploying a web app. The first provision, the underlying resources. Yes, esatto, GitHub Action fondamentalmente fa quello, cioè fa anche quello, nel senso tu puoi settarti un file, tecnicamente è un file YAML, quindi una definizione di step che deve eseguire, e lui in base a determinate azioni che tu gli vai a definire, che possono essere una PR, che possono essere una push sui branch che vuoi, lui fa delle azioni in automatico, quindi può essere mi lancio tutti i test, può essere anche pubblico, come in questo caso su Azure, la mia applicazione, o su AWS, o su quello dove vuoi, o su NuGet, su npm se si tratta di una libreria, eccetera eccetera eccetera. Banalmente potresti anche giocare con altri asset di GitHub, ci sono delle GitHub Action che ti permettono di gestire ad esempio tutta la parte di issue e di GitHub Project. Allora, connect your static web app instance to GitHub, va bene, ok. Azure Static Web Apps. Per quanto riguarda applicazioni statiche, beh, in realtà la continuous delivery è un po' che c'è, il fatto che sia totalmente integrata in GitHub ormai da un po' di anni, in realtà forse un paio d'anni che GitHub ha le GitHub Action. Prima veramente su Azure DevOps c'erano le pipeline, e tuttora ci sono le pipeline che facevano questo, e come c'era... Sì, poi l'integrazione su GitHub è spettacolare, cioè raccoglie davvero tante persone, perché GitHub è di utilizzo stracomune tra gli sviluppatori rispetto ad altri servizi. Il fatto che sia totalmente integrata by design in GitHub è veramente tanta roba, tanta roba. You also need to specify three fold. Ok, design, ok, vediamo cosa ci dice la documentazione. Azure Static Web Apps is designed to host application where the source code lives on GitHub. Aggiungo Azure DevOps da poco tempo. When you create a static web apps instance, you sign in to GitHub and specify the repository containing your apps code. Ok, quindi quando andremo a definire il servizio su Azure, lui ci chiederà di fare login su GitHub in modo da interfacciarsi con esso, e ci chiederà di dirgli in quale repository si trova il codice che deve saper gestire. Inoltre dobbiamo specificare 3 cartelle, si dice, nel repository, in modo tale che la mia app possa essere automaticamente buildata, compilata e deployata. Quindi ad esempio la app location, quindi il luogo in cui si trova il codice sorgente della mia app, l'artifact location, ecco, bravissimo, questo, guarda, sottoscrivo, perché era una cosa che mi era stata qua anche a me, perché questo astio nei confronti dell'acquisizione di GitHub da parte di Microsoft non l'ho mai capito, anzi secondo me ne ha guadagnato parecchio, mia opinione personale. App artifact location, si dice ad esempio la cartella dist, che è il luogo dove ci sono gli artifacts della mia app, quindi fondamentalmente quello che viene compilato, il risultato della compilazione, e poi l'API location, ovvero la cartella dove si trovano le mie API, le mie Azure Function. The app artifact location is a relative path to the build output directory. Ok, ci dice che la app artifact location è un path relativo a l'output del compilato, alla cartella dove viene messo fondamentalmente l'applicazione compilata. For example, consider we have an app at my app, the output is my app /dist. Ok, perfetto. Quindi from source code to static assets with GitHub Action. Allora, ci dice che la nostra repository GitHub contiene codice sorgente che deve essere compilato prima di essere pubblicato. Quindi quando creiamo una static web app, un'istanza di una static web app, Azure crea in automatico una GitHub Action nella mia repository. Quindi nel momento in cui gli dico qual è la repository che voglio pubblicare su Azure, che contiene il codice che voglio andare a pubblicare su Azure, Azure, questo servizio Azure Static Web Apps, crea in automatico una GitHub Action nel mio repository. Questo workflow builda la tua applicazione ogni volta che io faccio che io pusho una modifica o creo una PR, una pull request, verso il branch che io scelgo di tracciare. Quindi gli dovrò andare anche a dire probabilmente a questo punto il branch del repository che io voglio tenere ad occhio, che Azure Static Web App deve tenere ad occhio, e ogni volta che succede un cambiamento all'interno di questo repository, questa GitHub Action parte in automatico, build e deploya. Sì, esatto, praticamente sì, da quello che dice sì, ogni volta che c'è una push o comunque quando creo una PR. Penso che si riferisca nel momento in cui accetto una PR, quindi faccio merge, lui va a buildare. Comunque ogni volta che succede un cambiamento all'interno del branch che io scelgo di tenere tracciato. Questo build process turns your source code into static asset, ok, which are served by Azure. Quindi banalmente pubblica la mia applicazione, la manda su Azure e questa applicazione viene hostata da Azure. GitHub Action is added to your repository in .github workflow folder. Ok, crea quindi una cartella .github/workflows, che è la location, che è il posto, la cartella dove vengono salvate in GitHub le GitHub Action. You can review modify this file as needed. Quindi poi questo file uno lo può modificare come vuole, quindi totale libertà una volta che Azure ce lo crea. The settings enter when you create the resource store in GitHub Actions file. Ok, integrated API with Azure Function. Ok, if your app requires an API, you can implement it as an Azure Function project in your repository. Quindi se noi abbiamo bisogno di avere un endpoint backend, un API che ci fornisca dei dati da backend, possiamo implementarla con Azure Function, e questa API nella mia repository. Questa API sarà automaticamente deployata e hostata da Static Web App, dall'istanza del Static Web App che abbiamo creato, come Azure Function. E ci dice anche che la GitHub Action, ok, in automatico sa localizzare le API nella mia repository e quindi pubblicare anche quella. Typically you put the API app in a folder named API or function, but you can name it whatever you prefer. Quindi tipicamente lui si dice i nomi che si possono dare sono API o functions, ma li possiamo dare alla fine il nome che vogliamo. What if you don't have an API, don't worry. Ok, quindi non è obbligatoria questa API, possiamo anche non averla. Fantastico. Handle fallback routes. Ok, there is a client-side route /products in your front-end application that displays a list of products of your shopping list. When you navigate to products in your app by selecting the product in your browser, address bar will confirm that you are that product. When you refresh the browser. Ok, lui praticamente va a gestire anche l'API, intendi? Non la pubblica. Non è una cosa obbligatoria, cioè tu puoi partire anche con un'applicazione statica, con un sito statico. Semplicemente con un sito statico, lui dice se Azure Static Web App can't find the API in the folder you indicated, it won't publish an API, but it will still publish your app. Quindi banalmente, detto con un termine tecnico, non gli importa o se ne frega. Ok, quindi ok, questo è interessante. Ad esempio possiamo anche andare a gestire tutte le rotte di fallback. Ad esempio se io lancio la mia applicazione React, lui dice che il mio client side ha una rotta /products, quindi essendo una single page application questa rotta è definita nel routing engine di React. Quindi se io dovessi fare refresh senza avere un fallback, una rotta di fallback, lui non troverebbe l'applicazione, perché questa rotta lato server non esiste. Utilizzando il fallback, lui cosa fa? Nel momento in cui, io refresho e non trovo la pagina, lui fa fallback su, ad esempio, il file index.html che, essendo la mia applicazione React, Angular, eccetera, eccetera, sa gestire quella rotta client-side. Vediamo se ho capito bene. There is a client-side root products in your front-end application that display a list of products. Ok. When you navigate to products in your app by selecting the product link, your browser's address bar will confirm that you are a product. When you refresh the browser, you want the app to refresh and display the product once again. Ok, esatto, cioè se io refresh la pagina e sono in questa pagina slash products, voglio vedere questa pagina dei prodotti. Se però non ho una fallback root, questa qui mi darà un 404, perché la pagina non può essere trovata perché è una rotta definita client side. You see a 404 error when you refresh the page because the browser sends a request to the hosting platform to serve slash product. Quindi lui, logicamente, quando io faccio refresh, la richiesta HTTP va alla piattaforma che hosta la mia applicazione, e se non c'è definita nessuna pagina che si chiama in quel modo, lui ritorna un 404. Come si fa a configurare una fallback root? Azure Static Web App supports custom routing rule. Ok, define in an optional routes.json file located in the app's artifacts folder. Ok, you can define a route in the routes array. A common fallback route configuration follows. Ad esempio, lui ci dice, scusate, bevo un goccio d'acqua. Lui ci dice che possiamo definire nella cartella che contiene la pubblicazione della mia app, il buildato della mia app, un file roots.json, e nell'array roots posso andare a definirgli delle rotte di fallback. Quindi lui, ad esempio, qua gli dice che per tutte le pagine che iniziano con slash qualcosa, servimi tu server, tu hosting, servimi la pagina index.html ritornandomi uno status code 200. Esatto. Root file location. Ok, Azure Static Web Apps expects your roots.json file to be in the output location by default. If your build process copies your roots.json in the output location, then there is nothing else you need to do. The roots.json file is located in the folder React App Public. Andiamo a aprire un attimo Visual Studio Code. Public. Abbiamo un file roots.json, eccolo qua. Come potete vedere, abbiamo la regola che ci diceva prima. Quindi questa applicazione gestirà un routing client side, e abbiamo anche tutta la parte di fallback lato server grazie a questo file roots.json. Torniamo nel nostro path di Microsoft e direi che creiamo una Azure Static Web Apps. Fantastico. Ok, la cosa carina di questi path di Microsoft sono che nel momento in cui io ho bisogno di avere una subscription su Azure per provare, lui va in automatico a attivare una sandbox in cui genera una subscription su Azure in cui io posso andare a provare e che è valida per un tot di tempo, se non ricordo di preciso quanto. Per cui, anche se non siamo iscritti a Azure, non abbiamo una subscription Azure personale, possiamo attivare la sandbox e andare poi su Azure. Adesso sta verificando. Ok, ci farò richiedere un attimo le permission, facciamolo al volo, ci farà loggare, accettiamo. Allora, in questo momento sono in preview, non li so ancora, ma gli diamo un'occhiata, direi. Dopo gli diamo un'occhiata. In realtà, guarda, facciamolo subito, intanto che sta creando il resource group Azure Static Web App pricing. Tac. vediamo. Ah, ok, per il momento è gratis, essendo in preview è free. Finché è in preview sarà free, nel momento in cui uscirà la preview Microsoft ci darà i prezzi, dirà che quali sono i prezzi, però per il momento è gratuita, fantastico. Quindi giochiamoci. Per chi è interessato, finché è in preview, datevi la pazza gioia con le Azure Static Web Apps. Esatto, la prima dose è gratis, è vero. Fantastico. Bene. Ok, fantastico, abbiamo 3 ore di tempo e direi che ne abbiamo a iosa e andiamo a provare. Ok, e create a static web app. Now that you created your GitHub repository, you can create a static web apps instance from the Azure portal. This tutorial uses the Azure Sandbox to provide you with a free temporary Azure subscription you can use to complete the exercise. Before proceeding, make sure you have activated the Sandbox at the top of this page. Quello che abbiamo appena fatto. Va bene. Go to the Visual Studio Marketplace e per Visual Studio Code c'è un'estensione che io in realtà ho già installato. Quindi c'è questa estensione che appena trovo. C'è questa estensione per Visual Studio Code che è per adesso in preview logicamente, essendo le Azure Static Web App in preview, e va bene, e quindi questo l'abbiamo fatto e vediamo cosa ci dice. In the Visual Studio Code sign in to Azure by selecting Vue Command Palette and extending Azure Sign In. Ok, quindi command Ctrl+Shift+P, Azure Sign In. Lui ci chiederà di selezionare un account. Facciamo l'accesso a Azure. Ok, torniamo qua. E io in realtà, esatto. Vediamo. Ecco, vedete questa concierge subscription. G-Mangi, grazie per il follow. Questa concierge subscription è la subscription che mi ha creato il modulo di Microsoft. L'altra è la mia subscription personale. Quindi noi andremo a usare questa visto che ce la offre. Ok. Quindi siamo loggati su Azure. No, non sei l'unico vecchio. Non ho mai avuto il cuore di far morire quell'account Hotmail. E è fondamentalmente l'account con cui sono registrato a tutti i servizi di Microsoft, quindi Azure, Azure DevOps, eccetera eccetera eccetera. Non ho mai avuto il coraggio di far morire, di fare un altro account Outlook. Ok, torniamo un attimo sulla nostro modulo. Select your subscription, file open. Ok, non ho capito. Open Visual Studio Code, file open to open the repository. Ok, verify your filter the subscription to include concierge subscription. Vediamo un attimo, scusate, torniamo un attimo su Visual Studio. Ok, in realtà selezioniamo la sua concierge subscription. Ok, quindi abbiamo filtrato solo la subscription che ci offre questo modulo. Ok, inside Visual Studio Code select the Azure logo e static web app e andiamo a crearla. Ok, quindi possiamo crearla addirittura da Visual Studio Code, molto molto comodo, fantastico. Infatti se qua riusciamo a collassare un po' tutto, tranne questa è un'estensione di Visual Studio Code per Azure che è comodissima perché da tutti i servizi di Azure li posso creare direttamente da Visual Studio Code, è molto molto comoda. Quindi pigiamo questo più, vediamo cosa ci dice prima di fare tutto. gli diciamo, ok, gli diciamo un nome, custom option, e select manually enter location. Ok, allora giusto per non sbagliare mi sposto un attimo questo modulo sull'altro schermo e vediamo direttamente da Visual Studio, solo un secondo, allora apriamo Visual Studio Code. Ok, fatemi solo avere sott'occhio tutto, e lui mi dice creiamo, consenti, mi sta chiedendo l'accesso con GitHub, ok, mi sta chiedendo l'accesso con GitHub, dovrebbe essere questa. Ok, la chiamiamo Alx, va benissimo. Ok, poi mi dice custom, React app, ok, che è la cartella dove si trova il mio codice sorgente. Ok, ci chiede un API Azure Function che per il momento skippiamo, enter build. Ok, e in realtà lui qua ci dice, ci mostra Central US, noi però andiamo su West Europe, select existing, learn. Ok, abbiamo selezionato una subscription di Azure, lui intanto sta creando il tutto. Riporto il modulo di qua, sei un passante dei giardini Giappone, no, non sono un pollice verde, anzi non è il caso che io abbia delle piante in casa. Però mi rilassa, è un'ambientazione che mi rilassa, come sfondo del desktop mi piaceva molto. Ok, successfully created a new static web app. GitHub Action is building and deploying your app. It will be available once the deployment completes. Open Action in GitHub. Vediamo cosa ci dice la nostra... Oh, scusate, fatemi chiudere un po' di cose perché sto facendo un po'. Ok, torniamo qua. Opla. Ci siamo. Select existing, l'abbiamo creata. Ok, return static web app section. Perfetto, lui ci dice di tornare nella sezione delle Azure Static Web App su Visual Studio Code e cliccare sul nome che gli abbiamo dato alla mia applicazione, tasto destro open in portal, quindi consider subscription. Ok, vedete che lui sotto la mia subscription mi ha creato questa applicazione. Io da qua tasto destro open in portal e qua mi andava ad aprire il portale di Azure. Fantastico, bene. Questo è il portale di Azure. Siamo nella dashboard della mia applicazione su Azure. Vedete che la subscription che ho qua è Microsoft Learn Sandbox. Come vi dicevo prima, la comodità di questi percorsi di apprendimento di Microsoft è che quando c'è da interagire direttamente col portale va a creare una subscription temporanea gratis che permette di utilizzare il portale senza gravare sui costi della persona. Ok, review the GitHub Action. Ok, lui ci dice at this stage your static web apps instance is created in Azure but your app isn't yet deployed. The GitHub Action that Azure creates In your repository will run automatically to trigger the first build and deployment of your app, but it takes a couple of minutes to finish. Possiamo controllare lo stato della GitHub Action della parte di deploy navigando nella pagina Action del repository GitHub. Eccoci, ce l'abbiamo qua. Andiamo sotto Action. Ok. Quindi lui ci ha generato. Ci ha creato anche una PR, no? Ok. Ok. È finita. Fantastico. Quindi qua io clicco so. Settings, vabbè, niente. Va bene. Perfetto. Ok, questa lasciamola qui per il momento. Ok. Select Azure Static Web Apps CI/CD. You can select, okay, select the link shown in the following image. Ah, ok. Qua. E siamo andati alla pagina di GitHub che mi dice che la mia GitHub Action ha finito. Perfetto. Select Azure Static Web Apps CI/CD. Ok, a questo punto possiamo vedere il nostro sito, perché ci ha dato un account, un link, ci ha creato un URL su cui possiamo andare a vedere il nostro sito. Se noi lo apriamo, oh, abbiamo pubblicato su Azure la nostra prima Azure Static Web App. Semplice, vero? Fantastico. Andiamo avanti a questo punto. Magia, no? È un po' di tecnologia. È un po' di tecnologia, non è magia questa. Come diceva Mary Poppins, con un po' di tecnologia la pillola va giù. Next unit, summary. Ok, quindi... ok. You need to build a shopping list, web app. Ok, quindi qua fa un summary, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo completato il modulo. Olè! Continuiamo, questi percorsi di apprendimento di Microsoft sono fatti da vari moduli, questo in particolare è formato da 4 moduli, noi abbiamo appena finito il primo, adesso passiamo al secondo che è Publish an API to Azure Static Web App. Penso di sì, se non ho letto male dovrebbe avere anche il supporto per i domini custom. Sì, no, non credo che sia... fantastico, me l'hanno portato in italiano, ma io siccome non lo voglio in italiano, qua sopra gli metto in US. Fantastico. E direi che partiamo con questo. Via. Abbiamo scelto React, teniamo React. What is the static web app? L'abbiamo visto prima, push PR, eccetera, eccetera, eccetera. Del SEO in realtà penso che non sia direttamente compito di Azure Static Web App, in realtà non ne so molto, ti dico la verità, rischierei di dirti una stupidata, però secondo me la parte SEO non è inclusa in questa cosa, è una cosa di cui ti dovresti occupare tu. Tieni conto che parlando di single page application, il SEO, la parte SEO è difficile, né? Perché fondamentalmente tu... essendo single page application e quindi tutta la parte di visualizzazione del markup è delegata al client e quindi la pagina è in avvio, è fondamentalmente vuota, e la parte SEO diventa un po' tosta da quello che so io, però non, ripeto, non sono un mega esperto front end, anche di SEO non ne so tantissimo e su questo poi ne so meno di zero, quindi boh, bisognerebbe inventarci qualcosa. Fai bene, ma bisogna provarci. Poi se ti so rispondere volentieri, se no ti dico proviamoci, guardiamolo, ci informiamo, fai bene. Ok, qua, ok. Questa è l'introduzione a questo modulo, partiamo. Ok. Non lo so, no, in realtà non lo so, ti dico la verità, quindi boh, Magari sì, magari no. Ne dubito, però non ne sono convinto. Ma in realtà la sandbox noi ce l'abbiamo, quindi teniamo quella. Ok. E fin qua non l'abbiamo fatto. Non è quello che abbiamo fatto prima, questo. Ok, sicuramente dobbiamo fare pull dal repository di GitHub, quindi git pull. E fin qua. Ok, e infatti abbiamo lo YAML. Esatto. Quindi sicuramente... Noi poi avremo lo YAML. Adesso qua io sono nella cartella specifica del progetto React, ma e lo YAML è fuori, quindi va benissimo. Quindi build an API with Azure Function. Continue. Sì, esatto, perché lui mi ha creato in automatico lo YAML all'interno del repository GitHub e quindi il pull mi serviva per tirarmi giù lo YAML. Azure Function, cosa sono le Azure Function? Minimo di contesto, Azure Function è un servizio di Azure che permette di scrivere backend API, fondamentalmente servizi, con un approccio serverless. Questi servizi sono fondamentalmente degli endpoint che rispondono a dei trigger che possono essere una chiamata HTTP, quindi chiamo un endpoint a cui questo servizio fa riferimento e lui mi risponde. Un messaggio su un servizio di messaggistica tipo Service Bus di Azure, qualsiasi cosa, Event Grid, eccetera. Fondamentalmente è un servizio backend che risponde con un formato JSON, un endpoint che reagisce e risponde ad un evento che viene scatenato. Ok. Azure Function. One of the greatest benefits of Azure Static Web Apps is that the host it hosts the apps and API built with Azure Function together. Per la persistenza intendi di database, c'è tutta la parte SQL Database che è un mondo e che ti invito in realtà ad andare a vedere perché è fatta molto bene. C'è Azure SQL Database, hai tutta la parte SQL Server in mille modi, si è managed, banalmente ti puoi creare la tua macchina virtuale con su SQL Server, MySQL. C'è anche tutta la parte di servizi già integrati di MySQL Database e Postgres, se non ricordo male, però ti dico la verità, anche qui Azure è un mondo che è un po' che non tocco e quindi determinate cose non ne so bene. È un mondo che sto riprendendo adesso pian piano per vari motivi. Lato database sono sicuro Azure SQL Database, sono sicuro MySQL Database e mi sembra anche qualcosa di Postgres, se non ricordo male. C'è Cosmos DB che è un NoSQL che utilizza... N dialetti di NoSQL tipo Mongo, tipo se tu hai la tua applicazione, il tuo database Mongo, puoi utilizzare Cosmos DB su Azure senza modificare il modo in cui la tua applicazione interroga i dati, perché il dialetto uno dei dialetti che Cosmos supporta è quello di Mongo, se non ricordo male supporta anche quello di Cassandra, il database NoSQL di Facebook, se non ricordo male, una roba del genere. Quindi c'è un lato persistenza, lato database, eccetera, abbastanza roba anche su quello. Quindi, one of the greatest benefits of Azure Static Web Apps is that it hosts your web app and API built. Ok. Azure non è molto diffuso, zona Brescia, sai che non ne sono convintissimo. Cioè Azure penso sia uno dei cloud provider, insieme a AWS, è il cloud provider più utilizzato in assoluto. che poi tante aziende abbiano paura del cloud o non abbiano ancora capito che il cloud non è l'hosting 2.0, cioè come l'ho sentito definire in alcuni talk, e che è una definizione che in realtà mi piace molto, perché non è quello, cioè, la vedo, non lo so, secondo me è più un discorso di paura del cambiamento, paura del cloud vero e proprio, cioè paura di affidare i propri dati a un software agency. Sì, no, ok, il cloud è quello. Secondo me è la paura di non avere i propri dati in casa, che è una paura immotivata, però d'altronde da un lato potrebbe anche essere capibile, dall'altro boh, io in realtà non condivido moltissimo, però per carità, cioè, ogni azienda deve fare determinate valutazioni dovute a mille motivi di cui probabilmente noi non ne siamo neanche a conoscenza, e non è nemmeno giusto che noi ne siamo a conoscenza in realtà, quindi secondo me è proprio un discorso di tenersi i dati in casa che dà più sicurezza mentalmente, però ok, vediamo cosa ci dice qua. With this setup you gain the availability and speed that comes with available distribution. Ok, lui ci dice che con questo setup ci guadagniamo in availability and speed, quindi disponibilità e velocità, che viene dalla distribuzione globale degli asset statici della mia applicazione. Non hai bisogno di un full server per il tuo front end o back end. Ok, quindi praticamente non abbiamo bisogno di un full server, ma ci basta avere il backend su serverless, quindi Azure Function serves your root endpoints, doesn't require full backend server to configure and maintain. Praticamente, essendo serverless, tutta la parte di gestione dell'infrastruttura è delegata a chi ci offre il servizio, quindi in questo caso Azure, e noi ci dobbiamo preoccupare con Azure Function di scrivere codice. Ok. Your shopping list API. Allora ci dice, your shopping list app lets people get, add, update and delete items from their list. So it makes sense that your API will have endpoints matching these needs. Ok, quindi lui ci dice, ok, avremo questi endpoint, products, l'API endpoints, API products, in get, in post, input con un ID e in delete con un ID. Ok. Create an API for your web app. Ok, so far you've been using a front-end framework. Ok, cioè per adesso noi abbiamo utilizzato un framework front-end. Adesso aggiungiamo un'API e connettiamola al nostro front-end. Ok, your repository has an API starter folder that contains an incomplete Azure Function project. Benissimo, quindi noi adesso chiudo un attimo Visual Studio Code, vado dal terminale, torno indietro in una cartella, voglio fare un ls, lui ci dice no, perché ci manca una cartella, probabilmente ho diversi repository. È un repository diverso. Fantastico. Ma se io mi andassi a creare, in realtà, vediamo un attimo, .NET New. Peccato. Speravo che mi facesse vedere anche come creare Azure Function in questo contesto, ma forse ho il template di progetto, quindi usciamo un po' dal seminato, probabilmente non finiremo neanche il modulo, però fa niente. Console, VPF, vediamo. No, non ho il template. Ah, fregati, peccato. Va bene. Vabbè, creiamo repository, dai. No, perché questo qua non è un repository normale, questo è un è un template repository questo qua serve per creare la tua repository partendo da questo. Almeno non credo, cioè probabilmente si potrà anche clonare, però facciamolo dai, facciamo Azure Static Web App with API. È una repository in più su GitHub, poi magari che vada faccio un po' di pulizia. E va bene. Ok, qua direi che a questo punto attiviamo anche questa sandbox, andiamo a utilizzare anche questa sandbox e va bene. Peccato. Peccato. Però in realtà potrebbe essere interessante in una prossima live provare a farla con le nostre forze. Senza utilizzare il path, pubblicarla su, per il momento, la mia sottoscrizione personale Azure e vediamo cosa salta fuori, perché no? Tanto oggi facciamo questo path giusto per avere un po' di idee chiare. Poi vediamo. Potrebbe essere un'idea farla per conto nostro anche. Ok, quindi cloniamo il nostro repo. Quindi cd tutto punto. Sì, ma in realtà la sto guardando per un motivo ben preciso, perché avevo già in mente di utilizzare, volevo capire cosa fossero per vedere se era la soluzione giusta per un toolettino che mi aiutasse nella pianificazione delle live in realtà, e stavo pensando di fare una cosa del genere con Blazor e Azure Static Web App e Azure Function, però adesso vediamo, perché sono tutte idee e vediamo, potrebbe essere a questo punto, se vedo che è una cosa fattibile potrebbe essere un bel progettino da portare in live in realtà. Ok, cd clear, vediamo. Ok, esattamente, abbiamo un API starter, perfetto. Quindi se noi facciamo code punto si apre. Ok, opla. E qua ad esempio dobbiamo creare giusto tipo web, va bene, d'accordo, va bene, dai, andiamo a creare la giusta tipo web app. Ragazzi scusate, non l'avevo proprio vista sta cosa, me la sono proprio persa, va bene. Function, esatto. Perché PowerShell, questa cosa qua è PowerShell Core, quella che hai visto adesso, è la versione core di PowerShell, quindi quella cross platform, ma in realtà PowerShell la sintassi è quella Unix e basta, è per questo. Non sto usando il CMDL, non sto usando DOS, sto usando PowerShell. Guarda. Sto usando PowerShell Core, questo è PowerShell Core, questo è PowerShell normale, ho la CMD, ho l'Azure Cloud Shell che non ho mai utilizzato, e questo è VSL2 dove faccio girare ogni tanto Docker. Anzi, sabato prossimo giochiamo con Docker, se siete interessati. Ok, quindi direi che facciamo questo. Alvex esuscitativo in API custom react app. Al solito sabato pomeriggio alle 3 facciamo giochiamo un pochino con Docker. Perché non me l'ha presa? Scusate un attimo. Ok, cosa mi dice? Ah, ho sbagliato, colpa mia. Ok, allora questa e va bene. Custom location of your application code React-app. Non va, fantastico. Ah, non va. Select. Va bene, d'accordo, volentieri. Non va, perché? Allora, lui mi dice... Non importa. Proviamo a aprire il portale. Forse, no, esatto. Npm install, niente. Allora vediamo dai se riesco con i tempi, poi proviamo un po', passo a salutare anche Andrea, perché anche Twitch mi ha fatto uno scherzetto. Facciamo ancora un'oretta penso, anche perché prima Twitch mi è crashata la live subito appena partiti, quindi sono partito un po' alla veloce. Vediamo se riesco a combinare qualcosa. Vediamo. Facendo npm install. Ah, aiuto. Il problema è che non dipende solo da me, perché se ci mette così a compilare, questo tempo a compilare... Vediamo. Quindi in localhost la mia applicazione, se tutto va bene, sì infatti, cosa che capita, non è nessun problema, facciamo noi andiamo avanti, proviamo a fare, arriviamo fin dove possiamo arrivare, benissimo. Loading data, ok, benissimo. Facciamo una cosa, allora a questo punto facciamo giusto un attimo per essere sicuri Azure Sign In, che comunque dovrei già essere collegato in realtà. Ok, questa noi gli creiamo file for repository over the static web app. Bene, chiusa preset. Lui mi chiede di andare in preset custom react -app. E non la crea, e non la crea, c'è qualcosa che non va. Ok, sapete che vi dico ragazzi, tralasciamo questo modulo e andiamo a tutorial. Building a static web app, ok. Si crea una Azure Static Web App utilizzando il tutorial invece che questo modulo. perché altrimenti rischiamo di rimanere bloccati qua. Facciamo una roba al volo. How to guys, add an API. Mi manca l'Azure Function Extension per Visual Studio Code, no, ce l'ho, Azure Function Extension, ce l'ho. Allora, vediamo un attimo. Ad esempio, se io andassi qui, Static Web Dev Blazor Started, ok, questo ha anche un API in realtà. Proviamo a fare questo tutorial. Dai, ho giudicato. Proviamo a fare questo tutorial che usa Blazor. Giusto per cambiare un po', no? E proviamo a mettergli, a vedere un attimino come fa il deploy. Quindi, ok. E utilizziamo la mia subscription di Azure. Va benissimo, ok, va bene. Io gli dico Blazor Static Web App. Facciamo così: create repository from template. Ok, non riesco a creare una Azure Static Web App da Visual Studio Code con i passi che mi dice lui. Non me la crea, non ho capito perché. In realtà a questo punto vado dai tutorial di Microsoft. C'è un tutorial che utilizza Blazor e che ha dentro anche un Azure Function, che è questo che avevo copiato in chat. Quindi senza sapere leggere e scrivere, piuttosto che perdere tempo a cercare di capire, non farvi vedere, nulla, a questo punto vado di questo tutorial, creiamo una Azure Static Web App vera sulla mia subscription personale di Azure e vediamo cosa salta fuori. Facciamo un cambio di percorso al volo, dai. Ok, Blazor Static Web App test. Fantastico, diamogli tempo, ragazzi. Il repository lo trovate naturalmente su GitHub, qua al link che vi ho girato. E a questo punto chiudiamo Visual Studio Code, first static Blazor, va bene. Noi qua abbiamo già un'applicazione Blazor, quella standard, quella classica, che ci permette di vedere il counter e l'applicazione. Proviamo a crearci una Azure Web App dal portale. Quindi navighiamo sul portal di Azure. Per il momento questa roba qua la chiudiamo. Directory predefinita, benissimo. Ok. Create a resource, search for static web app. Quindi create a resource static web. Qualche community Telegram? Allora, Telegram in realtà no, però di community io ti dico ce ne sono una pletora, Node.net. Io sono molto affezionato a UG.NET, UG.NET.org, che è quella, è una community parecchio grande nel mondo.NET. C'è anche la community di Aspitalia, che è un'altra community che seguo io, che anche quella è molto interessante, e ogni tanto fanno anche un po' di, come UG.NET fanno anche un po' di conferenze online e tutto quanto. È molto interessante, con articoli. La più vecchia tra virgolette dovrebbe essere Aspitalia, se non ricordo male. E in realtà già con queste due community copri fondamentalmente l'ecosistema.NET. Se ti interessa Blazor, ad esempio, c'è Blazor Developer Italiani sia su pagina Facebook che il loro sito blazordev.it, se non ricordo male, e anche quella è una community incentrata su Blazor, però vengono fuori articoli, tip molto molto interessanti secondo me. E poi in realtà le community sono in giro per il mondo, cioè ce ne sono veramente tantissime nell'ecosistema.net. Ti cito quelle che frequento io tra virgolette come utilizzatore, cioè dove vado magari a cercare articoli, dove magari chiedo qualche cosa su gruppi Facebook, dove ogni poco, ogni tanto, cioè raramente pubblico qualche articolo, ad esempio su UG.NET. Sono, per esperienza personale, su UG.NET sono apertissimi a ricevere articoli, a fare revisioni e a pubblicarli. Per cui ti cito quelle tre qua, ce ne sono tante. C'è .NET, c'è CodeGen, che è una community di Verona ad esempio, che è quella che fondamentalmente organizza tutti gli anni la Cloud Gen, e il Global Azure, la versione in Veneto del Global Azure, che quest'anno è organizzata anche la versione milanese con sempre UG.NET. C'è Azure Meetup Milano, che è una community meetup che è sempre relativa al mondo Azure, e ce ne sono veramente tante. Mockup. Ok, vediamo. Se la create, va bene. Create. Creiamo una Blazor Static Web App, ok, la mia subscription. Creiamo un nuovo resource group, quindi static web app test, rg, va bene. Gli diamo, che nome gli diamo? Gli diamo Blazor test, Albux Blazor test, va bene. La Razor la mettiamo. Ciao Morfeo. No, non me ne ero accorto, ti dico la verità. L'ho lasciato fare a Streamlabs, non me ne ero accorto. Grazie che me ne hai fatto notare, la prossima volta ci faccio caso. Sono andato proprio live secco e non... Cavoli, hai fatto bene a dirmelo. Ciao. Tutto bene Morfeo. West Europe, GitHub, va benissimo. Sign in with GitHub, va bene. Workflow, va bene. Ok. Authorize. Organization, ALGS. Allora, stavo provando Azure Static Web App, che è un servizio di Azure che permette di caricare su Azure un'applicazione statica o comunque costruita con framework front-end, React, Angular, Vue, Svelte, Blazor. Permette di averne integrata eventualmente, ma non è obbligatorio, con un API che utilizza Azure Function, quindi un approccio serverless, ed è globalmente distribuita, quindi fondamentalmente i file che vengono tirati giù dal client sono distribuiti globalmente. È per il momento gratuita perché è in preview. Stavamo facendo un learning path di Microsoft, però mi sono incartato e di conseguenza, piuttosto che rimanere fermo, ho preso un tutorial di Microsoft che utilizza Blazor, mentre prima lo stavo provando con React, e probabilmente il fatto che stessi usando React a un certo punto si è incartato qualcosa, perché io che uso React è una cosa un po' aberrante, un po' da paura, e allora sto provando a creare un Azure Static Web App dalla mia sottoscrizione Azure. E fondamentalmente come funziona? Funziona che tu pubblichi il tuo codice su GitHub o Azure DevOps, e in automatico Azure, quando crei lo Static Web App, ti crea nel repository GitHub una GitHub Action, quindi una pipeline di continuous integration e delivery, e tu tutte le volte che fai una push o una PR sul branch che tu gli dici, lui fa la pubblicazione in automatico su Azure del tuo codice. Quindi adesso proviamo, noi abbiamo creato una, un, un repository, no, non è questo, ma è, lo recuperiamo, quello che avete in chat, è un repository su GitHub dove ho fondamentalmente, l'ho generata da un template che offre Microsoft e che mi ha creato un'applicazione standard Blazor, quindi la classica applicazione col counter e la paginetta di visualizzazione delle temperature, e insieme a questa ha anche un'API che è scritta con Azure Function, che è questa. Ma adesso, anzi, c'è una cosa, direi che possiamo anche aprirla in realtà. Direi che possiamo anche in realtà clonarla, se non l'ho già clonata. Lo rimetto subito. Perfetto. Lo rimetto subito, tanto voglio clonarla. Ok, questa. Tanto la cloniamo adesso in locale, così la apriamo con un Visual Studio Code. E git clone. Ok. Clear code. Oggi è giornata imprevisti, sono andato live, dopo un minuto mi è cascato tutto e di conseguenza la prima parte di live ho praticamente ricominciato al volo, appena mi sono riuscito a riconnettermi, e adesso non sono riuscito a fare sta cosa, ma è un problema mio, nel senso non sono riuscito io a farlo, e quindi ci stiamo arrabattando un pochettino come viene. Sta aggiornando naturalmente OmniSharp, chi se lo aspettava, figuriamoci. Ok. Va bene, intanto che vi aggiorno OmniSharp, direi che possiamo andare avanti con il nostro tutorial. Ok. Repository Blazor Static Web App Test. Branch direi main, quindi noi gli stiamo dicendo, adesso che ho fatto la, sempre, sì non ci si ferma, ci si arrangia in qualche modo, dai. Allora, cosa stiamo facendo? Stiamo creando la mia static web app dall'Azure Portal. Allora, gli abbiamo dato questo nome e poi gli stiamo dicendo, abbiamo fatto login con GitHub dentro il portale di Azure, quindi siamo collegati a GitHub. Poi gli abbiamo detto qual è la mia organization, quindi il mio profilo personale GitHub, qual è il nome del repository, quindi questa repository che è quella che vi ho linkato in chat, e qual è il branch da cui deve partire per poter poi deployare. Vediamo cosa ci dice. Name, va bene, main. In the build details section add Blazor specific configuration detail, vediamo. Se metti other, cioè? Non ho capito. In source probabilmente mi chiederà o Azure DevOps, non lo so, non vorrei perdere niente, però sai cosa facciamo? Senza sapere leggere e scrivere, riprovo a crearne un'altra, cioè provo a crearne una mettendo other e vediamo cosa ci dice, giusto così, sì, Azure Static Web App non troverà niente, se dice con Static Web App probabilmente sì. Proviamo, tanto non la creo, solo per capire. Se io metto other, select this option to use other development method such as Azure DevOps after the app is created. Ah ok, cioè lui ti fa creare l'app as is, poi nel momento in cui tu hai creato la tua app, la apri e puoi configurare in seguito il tuo source, quindi lasciamo GitHub per il momento, abbandoniamolo, e così qua mi dice Blazor app location, app location, output location, www root. Benissimo. Sì, esatto, praticamente a quanto ho capito posticipo la cosa. Select review create. Ok, quindi review create. Ok. Create. Ok, lui adesso qua sta deployando. Sta deployando la risorsa, il servizio. Ha completato. Go to resource. Ok. Questa è la mia resource. Benissimo. Go to resource. Bene, sempre lei. Ok. Quindi in realtà noi adesso siamo qua. Quindi se noi adesso andiamo su GitHub, lui sta deployando a questo punto. Siamo su GitHub Action. Come potete vedere la mia action sta girando. Gli diamo il tempo. Se noi entriamo qua, andiamo nel dettaglio, vediamo nel dettaglio. Oh, vedete, lui fa un po' di lavoro in realtà, vedete? Questo è il dettaglio dell'applicazione. Questo dato mi sa che è netcore, sì, questa è netcore 3.1 addirittura, neanche in net 5. Potrebbe essere interessante magari aggiornare la .NET 5, vedere se funziona ancora, se abbiamo tempo. O magari boh, in seguito, vediamo. Lui qua sta buildando. Sta dai, è un bel imprevisto, dai, perlomeno tocchiamo con mano, eventualmente sbagliamo, ma fa parte del gioco anche questo. Ok. Deve finire, fondamentalmente ha fatto l'upload, ha zippato, vedete? Lui cosa ha fatto? Lui ha fatto restore dei progetti, ha creato gli artifact, e esatto, ha buildato l'app, ha trovato il root JSON, quindi facciamolo direttamente, non lo so, vediamo, non credo in realtà, penso che... Tra un po', vediamo a che punto siamo, e vediamo come siamo messi, e in base a quello vediamo anche che ora staccare. Va bene. Post run. Ok, completato, quindi adesso... No, beh, in realtà dipende da a che punto arriviamo, vediamo. No, non ti dico di no, ti dico vediamo a che punto siamo, sono le 5. Vediamo. Oh, abbiamo un'applicazione Blazor su Azure che utilizza Azure Static Web App con 5 minuti di giochicchiata, Ok. Va bene. Deploy from a framework. Ok. Vediamo un attimo, torniamo un attimo indietro. Next step, authentication and authorization. Fantastico. Cosa ci dice? Ah, tra l'altro supporta anche autenticazione. Fantastico. 5 minuti di paura. Sì, il problema è che là c'era un flusso un po' più carino. Qua vediamo adesso come gestire la cosa. Un attimo, tutorial. Next. Upress, Gatsby, Hugo. Ah, vedete, è possibile anche pubblicarla da un generatore di siti statici, quindi Gatsby, compagnia cantando, Hugo, Jekyll. Carino, È carino. Vediamo cosa, andiamo avanti con questa... Sì, a questo punto proviamoci. Perché no? In realtà perché no? Io ce l'ho nei preferiti. Proviamoci, dai, ce l'ho nei preferiti sotto education. È giusto tipo web app. Questo l'abbiamo fatto. Adesso se la pari, sì, con la differenza che questo è React e io Blazor, però va bene. Diciamo che è il meno. Ok, vediamo cosa dice un attimo. Install the Azure Function Extensions for Visual Studio Code. Ok, questo dovrei averla in realtà, le Azure Function Extension. Questa è la fissa. Sta restaurando, vediamo un attimo. Azure Function Extension ce l'ho. Sì, il problema in realtà è che devo rientrare un attimo nel mood, perché qua era un po' diversa. Ma se io ad esempio facciamo una prova, abbiamo la nostra Azure Function, in realtà, quindi proviamo a fare una modifica alla nostra Azure Function o anche al nostro client Blazor. Partiamo da un branch separato, facciamo una PR su GitHub e vediamo che lui mi lanci questa, la mia PR, e vediamo cosa succede, vediamo se cambia qualcosa. Quindi io qua c'ho una pull, perfetto. Sembra carina nonostante sia microsoftiana. Cosa avete contro Microsoft? Magari fa le cose carine, in realtà è che probabilmente passa poco il messaggio alle volte, quello vi posso dare ragione, però determinate cose sono veramente veramente interessanti, questa cosa qua da GitHub, cioè fai tutto da GitHub, automatizza tutto, tu scrivi codice, pushi e lui pubblica. Dipende in realtà, dai, con ASP.NET Core secondo me ha fatto un bellissimo lavoro e sta facendo tanta roba. Allora, branch, crea ramo, facciamo update function, facciamo improvements. Abbiamo un branch improvements su GitHub, lo pushiamo, diamo un'occhiata in realtà anche al mio workflow. Vedete com'è? Questo è un workflow GitHub Action, scusate, GitHub Action. Praticamente dato il nome mi dice con una sezione on su a quali eventi deve rispondere. Quindi sul push nel branch main, e per le pull request di questo tipo, quindi aperte, sincronizzate, riaperte, chiuse, sul branch main. Ma in realtà .NET Core lo puoi usare tranquillamente anche su Unix. Command line interface di .NET, che è cross platform, e Visual Studio Code ti permette di avere un editor avanzato per lo sviluppo, Kestrel, che è il server di NetCore, gira anche su Linux. Banalmente lo sviluppo in realtà, al netto che non è Visual Studio, che comunque non è un'idea come Visual Studio che io sappia, poi in realtà non so se Rider è cross platform, gira anche su Linux, però non lo so, di conseguenza, cioè, discorso io no. Il discorso sistema operativo adesso ormai è caduto banalmente. VS Code gira tranquillamente su Linux senza nessun tipo di problema. Diciamo, GitHub Action mi definisce a quali eventi deve rispondere e quali sono i job che deve eseguire, quindi lui qua fa un giro un po' complessi, però fondamentalmente va a... Oh Max, grazie della conferma, Rider gira benone anche su Linux, ma anche... quindi fondamentalmente abbiamo un'idea per .NET Core anche su Linux. Sì, ma ragazzi, me lo so, cioè, io sono convinto che il lavoro che sta facendo Microsoft da un po' di anni a questa parte sia un bellissimo lavoro, non per pubblicizzare Microsoft, ma perché da sviluppatore ha cambiato il modo in cui uno sviluppa le soluzioni, c'è poco da dire. E comunque, dato quello che ha scritto anche Max, che Rider gira benone anche su Linux, su Linux c'è anche un IDE completo per sviluppare in .NET Core, e vi confermo, perché l'ho visto con i miei occhi, che Rider effettivamente su .NET Core è un bel IDE, è fatto molto molto bene. Io sono affezionatissimo a Visual Studio, non lo mollerò mai. Rider è un IDE di JetBrains che permette lo sviluppo con .NET. E ha un costo di licenza, non è gratuito, non credo. Max non so se c'è la versione gratuita in realtà, se ha la versione community o una trial o qualcosa. So che ha un costo di licenza. Io vi confermo che comunque effettivamente su NetCore lavora bene, perché ci sono un po' di sviluppatori dove lavoro io, tra cui anche Max, tra l'altro, che usa Rider, e per cui secondo me è tanta roba, cioè, in realtà se gira bene su Linux c'è anche l'IDE, non avete più... sì, il problema è che ha un costo di licenza. Ah, ecco, grazie Max, vedete, ha scritto Max che se usiamo la versione preview e AP lo puoi usare gratuitamente, quindi usando la preview, perché no? Ok, quindi noi abbiamo questa improvement, facciamo che la mia Azure Function, che come potete vedere è una funzione statica, una classe statica, una funzione statica che mi dice che viene triggerata, risponde a un HTTP trigger in GET, quindi nel momento in cui io chiamo l'indirizzo weather forecast in GET, lui esegue questa function, e che cosa fa? Mi ritorna sta roba qui, mi ritorna un oggettino stupido, get summary temp. Noi qua, visto che siamo in questo, lo modifichiamo, lo facciamo diventare caldo, freddo, si gela. Con molta fantasia si sta benone. E fatto questo, andiamo anche a modificare il mio esatto, meglio di Google Translate. Andiamo anche a modificare la mia applicazione Blazor. Vediamo. Ok. Questo fa un HTTP. E nella index, ok, la index diciamo hello static web app. Ok, benissimo, benissimo. Quindi se noi adesso andiamo a pushare le modifiche, modifiche a function e a UI. Okay. Qua stiamo pushando su GitHub le modifiche da una branch diversa dalla main, e se noi andiamo nella mia branch qua, lui mi dirà guarda che hai fatto una modifica, facciamo la PR sul main, modifica function UI, e intanto apriamo anche la function action di qua, creiamo la PR. Ok, vediamo se è già partita. Vedete che è già partita la pubblicazione, quindi in automatico lui ha fatto partire la pubblicazione. Quindi se noi adesso aspettiamo un attimo che lui finisca, ci metterà un attimo, è inconata, ma noi in realtà potremmo anche fare merging diretta e chi se ne frega. Confermiamo il merge. Io non ho neanche, in realtà io non ho neanche compilato, non so neanche se funziona sta cosa. No, ho pushato su una branch diversa e ho fatto PR sulla main. Per come è configurato di default la action di GitHub, e ve la faccio vedere ancora, praticamente su ogni tipo, cioè anche nel momento in cui io apro una PR lui fa la pubblicazione automatica. Ma banalmente questa qua, cioè se io sto types qua lo togliessi dovrebbe funzionare uguale, cioè funzionerebbe nel momento in cui io vado a mergiare la PR. Questo sono sicuro perché lo uso in altri progetti, questo approccio con le GitHub Action. Io non ho provato neanche a buildare .NET. Ho fatto una modifica e non ho neanche compilato. Ai ai ai. Cosa che odio quando, quando si pusha e si committa qualcosa senza aver neanche buildato. Ok, va tutto bene, meno male, meno male. Quindi noi in realtà qua abbiamo fatto la merge della nostra PR. Esatto. Quindi abbiamo le nostre modifiche, abbiamo la action che sta eseguendo. Vedete? Main improvements, fantastico. Esatto, esattamente. Esatto. O anche chi ti committa la rimozione di uno spazio, solo la rimozione di uno spazio o di un punto e virgola o di qualcosa. Vediamo se io qua refresho. Probabilmente sta pushando ancora, sta ancora aggiornando. Allora la cosa carina è anche la parte di portale dove io posso controllare tutte le richieste che vengono fatte, quali dati escono, ho un po' di monitoring out of the box, posso configurare. Ah ecco, mockup, vedi, per rispondere alla tua domanda di prima, custom domains. Quindi se io faccio così gli posso dare un custom domain. E non è male sta cosa, eh. Adesso non ho domini liberi in realtà, se no la provavamo. Altrimenti acquistiamo un dominio al volo e lo proviamo. Non ho domini liberi, vi dico la verità, ma... Andiamo a guardare un attimino come si fa, però mi informo e poi magari se dovessimo fare un'applicazione vera con Azure Static Web App in live... Chi è che li dà gratuiti i domini? Io di solito uso NetSource per i domini, però sono a pagamento sicuramente. No, assolutamente no. Assolutamente no. Su register? No. Tanto di questa sera sta web app la tiro giù in realtà, che se gli mettiamo un dominio gratuito, vega è gratuita, però le risorse di Azure, ragazzi, vorrei che appena esce dalla preview e me la dimentico lì, mi sale a... mi billano l'improponibile. Vediamo un attimo, su register.it IT a 0 euro. Punto it a 0 euro. Boh, Questo quanto dura? Un anno? Web test. Boh. Ma quasi quasi. Togliamo. Togliamo, togliamo, togliamo. Lasciamo punto .it. Boh. Li muovi. Perché tre prodotti nel carrello? Perché mi dice tre prodotti nel carrello? Siedi. No, vabbè, dai ragazzi, cioè, evitiamo. Ah, punto .com, punto .it, punto .eu. Un attimo, al carrello. Un anno. A 0 euro. Se io chiudo, ok. No dai, direi che un po' esagerato, però se dovessimo provare a fare un'applicazione vera, qualche tool magari che possa poi essermi d'aiuto con le live, perché no, volentierissimo. Lui qua intanto vediamo se ha finito le nostre action. Finito. Quindi se io vado qui nella mia overview, lasciamo perdere. Vediamo. E faccio così. Ragazzi, l'ha aggiornato, direi. Fetch data. Caldo, freddo, si gela, freddo, caldo. Fantastico. Direi che in sé funziona. Abbiamo fatto un po'. Abbiamo fatto un po' di macello, in realtà. E siamo riusciti a complicarci un po' la vita, però funziona. Io adesso in realtà vorrei giusto capire, fatemi vedere una cosa. Io aprirei, giusto per fare un overview, il repository con le function per vedere come gestiva le function il progetto originale. Esatto, sì, ma infatti quello voglio fare io adesso. Voglio chiudere un attimo questo Visual Studio Code, voglio tornare un attimo indietro, voglio fare clear, voglio fare cd Azure Static Web Apps text, ok. Voglio aprire questo . Ok, lui cosa faceva? Ah no, questo qua addirittura la function era scritta con Node. Questo aveva addirittura le function scritte con Node. No, mai nella vita, mi dispiace, ma si potrebbe provare una volta Node, ma ho capito. Questo qua faceva le function con Node, ok. Ok, esatto, lui quale fa le function con Node, io invece le function le volevo fare con un test da fare in fase di deploy, perché no, aggiungerei, giusto? Sai che ti dico, apriamo sta cosa con Visual Studio, basta fare un npm. No, ma probabilmente ho sbagliato sicuramente qualcosa io. Proviamo a fare un test. Non so se la function in realtà me lo permetteva. Cioè mi permetteva, dovrei modificare la function, quindi cd Blazor code. Proviamo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Beh, potremmo metterci dentro, come si chiama, bUnit. build and deploy, steps, build and deploy. Sapete cosa possiamo fare? Ah, wasn't debugging. Ah, questa qua la installiamo su Visual Studio Code, nuova questa qua, ma dai, non l'avevo vista. È un'installazione nuova su Visual Studio. Potremmo vedere un attimo una cosa. Facciamo una cosa. Ah, Blazor Basic su va.sln. Va bene, quindi direi che possiamo aprire Visual Studio. Apriamo Visual Studio, che è un po' più easy da questo punto di vista, no? Stiamo qua fino a domani davvero. Open a project or solution. Perché sotto source. Dov'è? Learn. Ok, vi metto Visual Studio chiaro così leggete e non perdete la vista. Questa è la dimostrazione, come dicevo l'altra volta, che io Visual Studio di solito lo uso dark. Right. Oggi non pensavo di utilizzare Visual Studio, però... Allora... In realtà noi possiamo andare... nella main, quindi proviamo a pushare direttamente sotto main, quindi andiamo sotto main, clear git pull. no, io uso Visual Studio in modalità dark a lavorare, ci tengo la mia vista, quello semplicemente quando streamo ho notato anche come spettatore di talk e di live che Visual Studio in modalità chiara è più leggibile. È solo per quello che lo uso in modalità chiara quando streamo, ma non normalmente. Normalmente non lo faccio. Io andrei in realtà a modificare da qui il mio workflow. Fatemelo vedere. Cosa fa? Build and deploy. Steps. Sto cercando di capire come funziona, eh? Se io riflettessi un build and test job runs on Ubuntu ci basta come immagine, latest name build and test. Fatemi solo aprire una... Ti fai piangere i bambini, no. Vado solo a prendere una GitHub Action che so che funziona. E me la metto... Cosa ho bisogno di fare? Steps uses actions checkout @ v2. Ok, fatemi solo vedere. Steps name sto cercando di capire un attimo cosa fa, eh. Vabbè. quindi name setup net 5 uses actions with .NET version. Oddio, vabbè, non ricordo come si faceva per fare i test in realtà. Uses action, eccolo qua. Scusate. With .NET meno version 3.1.11 facciamo. Che versione abbiamo qua? Net standard, ok, quindi facciamo una 3.1.11 in realtà. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Dov'è? With .NET meno version 3.1.11, sperando di avere .NET meno list meno sdks. 3.1.201, ok, vedete che mi stavo già perdendo. Quindi uses quella con quella, run.net test, quindi name run test run. In che senso, vecchio del mestiere? .NET test, ok, .NET test dovrebbe in automatico fare anche la build e il restore la build. Sì, no, mi è venuto il dubbio, è quello. Start commit lo pushiamo direttamente su main, committiamo le change, sicuramente la action andrà a Armengo, in realtà, ok. Ok, via. Va bene, quindi noi ci aggiungiamo un bellissimo progettino di test, add new project, e aggiungiamo un bellissimo test che si chiama XUnit, next, facciamo Blazor Static Web App.test, va benissimo, vediamo se... lo mettiamo in una cartella test perché mi piace avere le cose fatte bene. No, facciamo 3.1 perché questa cosa è in 3.1. Creiamolo. Adesso gli aggiungiamo i riferimenti a dependencies, add project reference client, ok, gli aggiungiamo. Ciao Morfeo, grazie, alla prossima, ciao ciao. Io penso che a questo punto facciamo questo test al volo proprio e poi vado anch'io, e poi ragazzi ci vediamo prossimamente. Fa niente, non aggiorniamo niente, browse, facciamo bUnit. Allora, abbiamo detto bUnit.web. Ok, accept e bUnit.xUnit. Ok, ok, accettiamo. Ok, io prendo riprendo un attimo la documentazione di bUnit perché logicamente non mi ricordo gli step. bUnit.xUnit, esatto. Ok, quindi qua Ok, se lo chiudiamo, se facciamo un dov'è? Sto cercando di trovare il modo per fare unload e reload al progetto. Ok, unload project, reload project, così siamo sicuri che vada tutto. Facciamo una build. Non adesso, questo lo possiamo cancellare. Facciamo un test, uno snapshot test, quindi new item, Razor component, chiamo counter test .razor. Ma io ho sbagliato. Ok, no, è giusto. Va bene. Prendiamo un attimo, riprendiamo la documentazione di bUnit, snapshot, Razor syntax, eccola qua. Ok. Prendiamo il file add new item. View imports lo chiamiamo underscore imports. Se non ricordo male. Ok. Va bene. E gli copiamo tutta questa cosa. Ok, counter test, lo facciamo diventare uno snapshot, quindi inherit, questo lo buttiamo via, inherit test component base snapshot test description counter component should render 0 on startup. Test input, test input, qua gli mettiamo using client punto, no, come si chiama? Client pages counter import.razor razorapp.client.pages. ok, va bene, va bene, benissimo, ci sono quasi, l'ho fatta e l'ho buttata sui test, quella su Blazor. Tu mockup hai già in mente su che tecnologia, su che tipo di test buttarti? L'ho fatta 2 settimane fa, c'è su YouTube, c'è sul mio profilo su YouTube, se vai sul canale Twitch c'è il link al profilo YouTube e trovi Blazor Testing, l'ho fatta, l'ho fatta. È quella che, Andrea aveva visto in diretta sul suo canale. Allora, vediamo un attimo. Sì, esatto. Expected output. Questo. Quindi io mi aspetto che se io qua compilo, perché? Cosa ancora? No, data, Visual Studio che si è un po' perso. Fantastico, quindi io ho il mio test, se io questo lo ranno. Adesso proviamo, vediamo prima di tutto se l'action ha funzionato, più che altro, perché noi stiamo dando per scontato che la mia action, benissimo. Qua non possiamo chiudere, questo lo possiamo chiudere. No, la action non ha funzionato in realtà. .NET SDK 5.0. Abbiamo qualcosa nei test. Niente ragazzi, questa action qua non va bene come l'abbiamo modificata. Ci giochicchi un po' nei prossimi giorni, vedo di pubblicarla su GitHub. In realtà io adesso purtroppo dovrei anche andare, quindi mi dispiace. Oggi è andato un po' così. Niente ragazzi, io purtroppo adesso vi devo salutare. Abbiamo giochicchiato un po' con le Azure Static Web App, abbiamo affrontato un po' le difficoltà in questa live e mi dispiace non siamo riusciti a finire quello che dovevamo fare. Io intanto vi ringrazio, grazie per essere stati qua con me a giocare con Azure e con .NET. E vi ricordo che questa registrazione, la registrazione di questa live sarà su YouTube da lunedì e la prossima settimana, come descriveva Max in chat, giochiamo un po' con Docker, quindi vi aspetto. Giocheremo un po' con Docker e se avanza tempo, ma non ne sono certo, proveremo Microsoft TYE e vi lascio vedere che cos'è, ma è un progetto sperimentale abbastanza interessante dal mio punto di vista. Quindi vi saluto, buon sabato, buon weekend, buona domenica, alla prossima, ciao ragazzi!